Analisi del messaggio del 25 agosto 2022 della Madonna di Medjugorje tramite la Veggente Maria. Carissimi, oggi voglio analizzare con voi, e quindi siete liberi di commentare e di esprimere il vostro pensiero a riguardo, l'ultimo messaggio della Madonna a Medjugorje, frase per frase, parola per parola. Il 25 agosto 2022 la Madonna, la Regina della Pace, ha detto alla Veggente Maria, in un'apparizione e messaggio molto brevi, questo: cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Lei dice: cari figli, Dio mi permette di stare con voi. La Madonna inizia questo messaggio dicendo che le è permesso di venire a noi soltanto per volontà del Signore. Dunque, comprendiamo chiaramente come la Madonna non possa venire a noi quando dice lei, ma soltanto il Signore decide la sua venuta. Questo concetto è fondamentale perché ci fa comprendere come la Madre di Dio sia comunque e sempre al servizio dell'Altissimo, perché non dimentichiamo che la Madonna era una donna, una comune mortale. Dobbiamo quindi ringraziare sempre il Signore, cioè la nostra amata Madonna, che giunge solo attraverso di Lui. Il messaggio poi continua: e di guidarvi sulla via della pace affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Qual è dunque lo scopo del Signore che manda la Madre di Gesù a noi? Il suo scopo è guidarci, attraverso le sue parole, alla pace, prima di tutto a costruire la pace dentro ciascuno di noi, perché soltanto così potremo raggiungere la pace in tutto il mondo. Insomma, ciascuno di noi deve adempiere al suo compito. La Madonna parla di pace personale, quindi di una pace interiore che dobbiamo avere tutti noi affinché possiamo contribuire a quella nel mondo. Cosa verissima, poiché mattone su mattone si crea un palazzo. Poi la Regina della Pace dice: io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Quindi la Madonna afferma che la sua presenza in mezzo a noi, voluta dal Signore Dio Onnipotente, giunge affinché sia possibile intercedere per noi e arrivare a suo figlio Gesù. Importante questo passaggio perché molte persone pensano che le intercessioni della Madre di Dio o dei Santi, oppure dell'Arcangelo Michele, di tutti gli altri angeli e arcangeli, di Gesù stesso, servano per arrivare direttamente a Dio, ma non è così. Le intercessioni possono permetterci di far arrivare le nostre richieste direttamente a Gesù, che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio stesso, oltre che dell'uomo. La Madonna chiede per noi, al Figlio, di donarci più fede e speranza, perché con la pace personale di cui abbiamo parlato prima, tutti possiamo costruire un mondo e un futuro migliore. Ricordiamoci, quando ci rivolgiamo alla Madonna, perciò, di chiedere l'intercessione del nostro caro e amatissimo Gesù. Il messaggio termina così: voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Sì, abbiamo bisogno di coraggio, di tanto coraggio, per dimostrare la nostra fede, perché purtroppo tanti possono essere i momenti nella nostra vita in cui questa fede in Dio si affievolisce. Ecco che la Madre ci dice di aver coraggio, un coraggio da leoni, un coraggio indistruttibile, qualunque cosa ci accada, perché Dio è sempre con noi, anche nei momenti difficili e in cui ci sentiamo abbandonati da Lui.
Quindi cerchiamo di sentire sempre la vicinanza del Signore che avviene tramite i santi, gli angeli custodi, la stessa Madonna e Gesù. Dio infatti ha tanti suoi alleati che vengono a donarci quel coraggio che dobbiamo avere. Infine la Madonna termina il messaggio così: grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ringraziando tutti coloro presenti al momento dell'apparizione, l'importanza del grazie è fondamentale in tutto. Quando lei chiama, noi dobbiamo rispondere perché grande è la gioia nel suo cuore e non dimentichiamoci mai di ringraziare per tutto quello che abbiamo, anche per quello che abbiamo avuto e per quello che otterremo. Diciamo grazie a Dio, all'universo, e questo semplice gesto ci farà tornare indietro come un boomerang tantissimo amore.